c'è il signore degli anelli e lui è il signore dei risotti. Sì. E oggi ci fai un risotto proprio stagionale, sì, vero Sergio? Sì, sì, beh, inizia, è la stagione dei germogli di primavera e quindi tra i germogli, diciamo quelli reali, c'è anche l'asparago perché è un germoglio. Quindi un risotto agli asparagi con l'uovo, sì, fritto. Con l'uovo fritto. Tocco, sì, dello chef. Esatto. Allora, partiamo, senti, subito. Senti, diamo quindi un po' ingredienti. Gli ingredienti insomma principali, sì, naturalmente. Per il brodo è semplicissimo, della carota, dello scalogno e dell'alloro. Mm-hmm. Abbiamo già fatto un brodo vegetale. Poi andremo ad aggiungere a questo brodo l'acqua di cottura degli asparagi, asparagi bianchi, in questo caso l'Argentuile. Io sono proprio vicino a Cantello, Cantello, Cantello è la patria, è no? Vero, dell'asparago, dell'asparago. Dell'asparago bianco. Sì, eccolo qua, guarda, è questa Cantello, vero? E allora, qua, sì, la vedi, bravi. Vedi? Sei preparatissimo. È venuto Alfio stamattina. Cantello, che aveva un altro nome ai tempi, ma è meglio non dirlo. È meglio non dirlo, sì. E asparago bianco, quindi, poi riso, carnaroli, uova. In questo quelle caso, sono le tue galline bianche, sì, queste così sono le livornesi, sì. Mm-hmm. Del formaggio grattugiato, del vino bianco, del burro. E poi via via, poi vedremo, dai, tutto il resto. Dai, via via, veniamo. Allora, da che cosa partiamo? Partiamo dagli asparagi, Sergio, che è importante. Vedete, allora, l'asparago bianco, si mangia quasi tutto dell'asparago bianco, eh? Quindi io vi consiglio, per esempio, di mangiarli anche crudi, perché hanno un sentore di fava, anzi, non di fava. Non di fava, essendoci già Piero Fava, uno dice, mangia la fava, no, 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 no. Ma fanno bene, vero Evelina, gli asparagi, tra l'altro? Ottimi di potassio, in particolare questi bianchi, di fibra lenitiva, quindi non irritante, l'inulina, adatta a favorire un buon transito intestinale. E ricordiamoci, quando li consumiamo, di bere anche abbondante acqua, perché... Essendo si fibra, aiutano anche la diuresi e sono depurativi. Ma c'è differenza tra l'asparago bianco e quello verde? O... Sì, da un punto di vista nutrizionale, quello verde ha più clorofilla e carotenoidi, quindi da un certo punto di vista forse è più nutriente, però anche questo ha le sue proprietà. Certo, infatti tu perché l'hai scelto bianco? Perché ti piace bianco? Perché sono molto vicino a Cantello, a Cantello, quindi uso quelli bianchi, calcolando che... Il territorio chilometro, esatto, zero, giusto. Sì, calcolando che, perché sono coltivati sotto i teli, se no sarebbero violetti, rosa, Argentuile. Certo. Non prendono sviluppa sole, quindi sono bianchi. Sì, esatto. Sì. Allora, vedi, dove lo mettiamo? Tutta la parte dura. Tutta la parte dura la mettiamo brodo, qua per fare il brodo. Brodo con vegetale. Le carote, la cipolla, sì, eccetera, brodo vegetale. Poi, una parte, per dire qualche asparago, lo si può, adesso vedremo, lavorare in modo diverso. Gli altri si vanno semplicemente a cuocere, quindi un filo d'olio e si immergono in acqua bollente, okay, per circa 6 minuti, teneteli sempre indietro. Ecco, io non sono uno che raffredda in acqua e ghiaccio, quindi li scolo, piuttosto un minuto indietro li lascio raffreddare, chi ha l'abbattitore li abbatte, ma non mi piace buttare in acqua fredda. Il resto, vi dicevo, è o pelati e poi tagliati così a proprio tagliatella. E poi li si mette nell'acqua e ghiaccio e sono buonissimi in insalata, noi li mangeremo. Quindi dopo. Quindi l'acqua e ghiaccio così la usi per fare l'insalata della, sì, spara. Sì, anche guarda acqua freddo bello normale, questa è buonissima. Vi dicevo, adesso scherzi a parte, stamattina eravamo in cucina di là e Fava mi ha proprio detto, io li mangio crudi, e adesso ho collegato, non avevo collegato il suo cognome al fatto che lui li mangia crudi anche perché si chiama Fava, perché sanno di Fava. Sanno proprio di Fava. Non credo, vero Giampiero, che siano per quello, ti piacciono e basta. Fresco, pisello, sì, fresco, beh, tu li mangi, Fava, crudi. Anche l'asparago verde mi piace molto, insomma, però sono buoni entrambi, un'insalata di asparagi crudi è buona, sì, molto poi buona. Adesso, a meno che uno abbia problemi renali, vero, per sì, cui l'asparago può stimolare un po' troppo la diuresi, ma... Però invece alla maggioranza delle persone fanno bene. L'asparagina ha un'azione diuretica e quindi drenante. Utile a noi donne in questo periodo. Allora, assolutamente, quindi tagliati, mangiate asparagi. Tagliati a listarelle, così a tagliatelle. E tagliati a pezzettoni. Tagliati a dadini. E cosa te ne fai di quelli tagliati va, a dadini? Quelli tagliati a dadini si mettono mettiamo qui, nella base del risotto. Nella base del risotto con del buon burro. Ok. E via. Quindi li facciamo partire, via. Così facciamo partire un bel risottone. Certo, così, come no. Rack. Questi si vanno a scolare. Io chiaramente li ho già fatti. L'hai già fatto prima. E abbiamo così la parte delle punte. Faccio vedere. La parte delle punte. E sono nuovi i fornelli, Sì, sono nuovi, hanno questo, sono stamattina ancora più semplici. Sì, sono semplici. Allora, la quindi parte la parte delle punte, la mettiamo dove? Che le metto qua, qua, insieme al burro, a crogiolare.
Queste che hai messo dentro, cosa sono? L'asparago crudo? È l'asparago crudo, la parte finale, anche se volete. Sì, sì, vedi. Quindi le punte invece, quelle già bollite, sì, le mettiamo qua. Con e invece burro. Diciamo, i gambi. Esatto, sì, cosa i gambi li frulliamo. Li frulliamo, ok. Li taglio e li vado a frullare. Perché? Perché devo usare tutto del risotto, quindi andare a sfruttare tutto ciò. Gli asparagi costano, quindi giusto, non si butta via niente. Quindi non si butta via niente, anche questi qua adesso sempre si anche perché ora l'asparago bianco, che ovviamente è di stagione, sì, perché sennò non ci sarebbe, ma non si trova, difficilmente si trova a meno di 12-13 euro al chilo. Sì, sì. Ecco, chi è vicino a quelle zone, mi raccomando, oppure nei mercatini, no? Sì. Andate, perché i produttori hanno magari gli spezzati, hanno le punte, certo, che costano meno, costano non sono, meno, e poi non magari sono calibrati e costano, esatto, un po' meno. Guarda, va bene. Sicuro. Allora, un po' di brodo. Un po' di brodo e il riso si mette. No, qui il brodo per frullare. Sì, così frullo. E qua butto il riso. E lì possiamo già mettere già il riso. Grazie, così tosti tu. Ecco, così. E sì, fai la tostatura del allora, riso. Allora, io tosto e tu invece frulli, vedi? Esatto. Quindi abbiamo usato tutto dell'asparago. Sì, tutto. Pensando che, come diceva, per ricollegarmi al discorso dei Barzetti, nella grande distribuzione più o meno il 30% dei prodotti che arrivano, vengono prodotti, vengono buttati perché non conformi. Cosa vuol dire non conformi? Sono buonissimi, ma magari la mela è di un calibro più piccolo, l'asparago è storto e quindi finiscono al macero. Ma non sono buoni, invece noi li mangiamo subito. Sì, cioè, è per quello che è importante acquistare più possibile dal produttore, perché si elimina già alla radice quello scarto. Assolutamente. Andiamo a sfumare con del vino bianco. Sfumiamo il vino bianco, vedi? E boom. Lasciamo sfumare, dopodiché cosa facciamo? Parte dell'acqua di cottura degli asparagi li abbiamo già utilizzata e messa insieme al brodo, così proprio beviamo tutto, usiamo tutto. Usiamo abbiamo tutto il nostro risotto e via. Finché c'è. E via. Senti, ma io so che brodo, tu sei brucinto di fare più di 1000 risotti. Ah, sì, perché voglio sapete almeno, che. Sergio, non lo dico, lui non lo direbbe mai, ma io lo posso dire, è un uomo che fa tantissimo per gli altri, anche per la Caritas, anche per insomma, la sua parrocchia, ha fatto veramente tanto. Adesso che iniziativa stai facendo? Sì, adesso, perché domenica facciamo una mega risottata con la mensa della Carità, no? La Casa della Carità di Varese, col pane di Sant'Antonio, l'associazione di cui sono volontario, facciamo risotto per tutti. Quindi voglio raggiungere un numero grande per riuscire a recuperare un bel po' di sondini, sia per i senza tetto, sia per le persone che, ahimè, stanno arrivando da questi paesi. E quindi se siete lì in zona, andateci a mangiare il risotto, perché quel risotto lì ha un significato particolare, poi così conoscete anche Sergio. Il gruppo del Chicco Duro, il mio gruppo, facciamo risotto per beneficenza, facciamo casseruole, partenze da 40 kg. Vedi. Sì, quanto burro in ogni casseruola? Lì se quanto va, burro? Non venire tu. È una buona causa, è un ottimo, una buonissima causa. Allora, detto noi mettiamo questo, allora, il nostro riso con, sì, gli scarti degli asparagi. Riso con gli scarti le degli punte asparagi. Le abbiamo messe qua col burro e la parte, diciamo, bollita dell'asparago, sì, sì, l'abbiamo frullata con un po' di brodo. Okay. Così piano piano arriveremo a un certo punto che è già stato avviato. Abbiamo già del sale e del pepe bianco. Mi raccomando, sull'asparago pepe bianco, Perché sennò lo macchia. Sì, quindi è il pipernigrum. Ma scusa, perché l'hai messo? Perché un pochino, perché dentro qua c'è solo il nero. Ah, ecco, però, no, dicevo, perché hai messo? No, solo pepe bianco. Il pipernigrum è sempre lui, il bianco, il verde o il nero, è sempre lui, È solo che il pepe bianco non ha il pericarpo. Un giorno ti porto il pepe crudo, il fresco, e ti racconto la storia, dai, e ti faccio vedere come si lavora a casa. E diventa così, vedete? Sì, praticamente piano, così. Guarda, sì, sì. Così. Vedi, io levo. Ecco, e a questo punto, quando è che possiamo mettere su tutte le nostre cosette? A questo punto cosa facciamo? Mettiamo la nostra vedi, parte di crema. E la mescoliamo. Andiamo a mescolare e andiamo a mettere su le uova. Ecco, adesso siamo arrivati alle uova. Sì. Allora, quindi abbiamo fatto tutto l'asparago, facciamo un piccolo riassunto. Sì, sì. Asparago di cui non si butta niente, proprio gli scarti insieme al brodo, dentro, carote, cipolle. Sì. L'altra parte l'abbiamo bollita, vedete, le punte le abbiamo messe qua col burro, esatto, in questo modo, e quelle bollite, la coda, le abbiamo frullate e messe poi qui dentro insieme al nostro risotto. Sì. Adesso ci appropinquiamo invece a fare l'uovo. Sì, esatto, il nostro uovo è importantissimo. Allora facciamo una sale, cosa, diamo, perché fino a qui abbiamo capito tutto, adesso sì, facciamo sciogliere il burro con col un po' sale, di sale, diamo il nostro minuto d'oro, golden minute, e torniamo per l'uovo fritto.
Eccoci qui, allora eravamo rimasti sull'uovo fritto, abbiamo fatto risotto agli asparagi che abbiamo spiegato benissimo. Adesso com'è questo uovo fritto che dobbiamo mettere nel risotto? Sì, è semplicissimo, burro, però fate sale. Attenzione, nel senso il burro e il sale, perché il sale si va a sciogliere e nel burro che c'è un po' di latticello e riesce a insaporire bene l'uovo fritto. Non avevo infatti mai visto questa Quando cosa. Ne abbiamo tanti da fare, addirittura si cuoce in burro profondo. Per la felicità, ma non è che assorbe più burro, anzi in realtà ne metteresti meno, cioè padellotto pieno di burro sciolto e si immergono dentro come pochè, poi vengono a galla. Io ne faccio sempre tante la domenica. Poi le hai fresche anche tu, sì. Comunque burro profondo sarà il titolo della mia autobiografia. Sì, sì. Burro profondo, ha ragione, invece di profondo rosso, burro profondo è bellissimo. Sì. Oggi c'hai il ciuffo lì alla Rockabilly qua, sì. Cosa ha fatto? Con Nick Cayman oggi. Duro anche, bello esatto. Dritto, ma che roba. Sì, sì. Allora, no è vero. Sì, è vero. Sto citriz è un asparago, è vero. Come un asparago. Allora. Trovato subito la similitudine. Già così è quasi fritto, troppo. Quasi troppo, allora abbasso un po'. Bassa. Deve crogiolare, perché se no si frigge e fa la crosta non va bene. È come chi. Cioè, ma io non ho capito dove copre. Metti sto uovo. Io non ho capito. Cioè, come fa sto uovo poi a finire nella spada? Vedrai. In genere lo metto così oppure faccio lo zabaglione, tipo resumada, e la metto poi sopra il risotto. Vedi, deve crogiolare. Mi raccomando, perché a volte vedi mettere il coperchio. È come un dito nell'occhio, cioè no al coperchio. No. No, veramente. Perché io ogni tanto lo metto perché non mi piace il bianco. Per far andare via l'album che dopo quando filo mi fa schifo, cosa devo fare? Ma fai andare piano piano. Guarda, se io lo faccio andare piano piano, poi proprio al minimo, vedrai che ad un certo punto arriva, no? Che è praticamente tutto cotto, ma il tuorlo è perfetto e lucido e non si sala mai, perché se si sale succede un disastro. Un disastro, quindi saliamo dentro nel burro. Oggi abbiamo fatto lezione di uovo fritto. Vabbè, ma le avevi già pronte le uova fritte? Sì, perché ci vuole qualche minuto in più, piano piano, vedi? E arrivi che e arriva così, perfette. Così. Va bene. E adesso impiattiamo, così dai. Noi adesso andiamo a impiattare. Prima mettiamo un po' at formai, come si dice... Il formaggio questo te lo prendo io, tu prendi il... Burro oramai in realtà ne avremo ancora un pochino da usare, ma non serve perché poi entra il burro con le punte, con tutto il resto. Ecco qua. Va bene. Fatto. Mi apposto, così questo poi. Sulle punte. Il risotto lo puoi già iniziare a impiattare qua dentro. Ah, tu proprio? Io? Certo. Va bene, va. Mamma. Squadra, Per fare i raffinati tagliamo l'uovo. Che brava, vedi, brava, hai proprio cambiato il tuo stile, ti sei molto più brava. Guarda qua, esatto. Andiamo a mettere le nostre tagliatelle di asparago ben scolate, così a nido. Poi mettiamo già le nostre punte. Sì, vedi, queste cucchiaia. Sono quelle crude, così sì. Abbiamo le punte cotte, con tutto il suo burro. Guarda che meraviglia, tutto il burro che cade giù, tanto le veline non ci vede. Allora, così, io mangerei subito adesso, guarda, con la fame che ho, assaggerei. E ci guarda su Rai Replay, però. Bravo. Guardiamo su Rai, io tante volte guardo, io guardo tanto Rai Play, sai, quando mi voglio rivedere delle cose. Un capolavoro, risotto asparagi, uovo fritto di Sergio Barzetti. Tienimi da parte un ovino, va!